tutti, partiamo con le cose di oggi. Allora, guardatevi un po' fuori dalla finestra. Fuori dal finestro. Come non è? Adesso vi spiego come ho fatto il truccone del puzzle. Allora, siccome per un qualche strano oscuro motivo non ho registrato la preparazione, ve la dovrò spiegare a voce. Allora, praticamente, come non è? Allora, inizialmente l'idea mi è partita circa 3 anni fa, no? Quando ho fatto un giro in questa ridente regione che è la Toscana, per conoscere i quadri di Simone Martini, del Pinturicchio, del Sodoma, del Piero della Giovanna, Piero della Francesca, no? A un certo punto, mentre ero sul ponte a Firenze, decisi di fare un enorme pollottolone e buttare tutti i vestiti di sotto. Che film è? Allora, poi alla fine sono andato in un negozio, ho preso un cartone bianco, cioè non so come si può tradurre, ma è come un cartone bianco, però spesso, con dentro la gomma piuma, no? Perché lo volevo un po' duro, però anche facile da tagliare. Allora l'ho dipinto con una bomboletta spray di verde, poi l'ho tagliato a listarelle col taglierino di 1 centimetro l'uno, poi con la forbice ho tagliato ogni listarelle in quadratini. Ogni listarella venivano tipo 50 quadrati, quindi alla fine di quadrati ne sono venuti uno stracasino, come minimo 1000, dai 1000 ai 1500, adesso non so esattamente quanto, perché calcolando sul foglio pieno venivano le circa 1700, però poi guardando il video e calcolando il lato e la base moltiplicando viene circa 1000, comunque io ho detto 1500, circa 1500. Allora, comunque, come non è? Praticamente usando l'effetto green screen, che lo fa iMovie, lo fa anche Final Cut Pro, lo fanno tutti i programmi di video, praticamente ho sovrimposto una qualsiasi immagine che ho voluto. All'inizio pensavo di mettere quella del mosaico che sto facendo veramente della Cappella Sistina, però era troppo sempliciotto. Allora poi ho detto, vabbè, ci metterò un gatto. E questo è quanto. Il problema è che io il mosaico, il video del mosaico, l'avevo già fatto da una settimana. Era lì fermo nel mio computer. Perché mi sono detto, porca puzzola, si vede che c'è qualcosa che non va. Si vede che è un fake. In realtà qualcuno l'ha capito, ma alcuni non hanno capito. Ad esempio, non facciamo nomi, qualcuna non l'aveva capito. Comunque alcuni avevano capito qualcosa, ma non avevano capito. Alcuni, c'era chi diceva il puzzle era vero e l'hai mandato al contrario togliendo i pezzi. In realtà quella era un'idea molto bella, ma se te fai un puzzle così bello, poi tra l'altro non era un puzzle, era tipo un mosaico, non lo so, no, poi non lo vai a distruggere per fare un video, non lo distruggerai mai. Comunque c'è da dire che inizialmente volevo far finta che era un puzzle, no? Però siccome i quadrati li ho tagliati quadrati e si vedono che sono quadrati, se eravamo nel 1990 che c'aveva la risoluzione 320x180, allora si poteva anche dire, ma invece no. Invece adesso qualità 1280x768, qualità K4K, allora si vedeva benissimo. Allora ho detto che era un mosaico. Però il mosaico in realtà non è così. Il mosaico sono solo quadrati di un colore. Invece lì ci sono i peli del gatto. Già uno lì doveva sospettare. Anche perché la mia idea, che magari la faccio, la metto per chi non l'ha visto questo video, è quella di
perché a casa, nel garage, il mosaico è ancora costruito, no? Perché ho detto adesso rifaccio il video togliendo i pezzi, poi metto il video al contrario, ovviamente con le luci che magari mi viene meglio, e non lo so. Comunque l'idea era di prendere una foto di un ciuscaccio e fare in Photoshop l'effetto mosaico in modo che sembri un mosaico. E alla fine veniva anche, avevo calibrato un po' quanto ci dovevo dare in Photoshop per sincronizzare i pezzi, però siccome i pezzi alla fine non li ho messi perfettamente in riga, e allora un po' si vedeva, poi non veniva risoluta l'immagine, veniva brutta, sai, come quei mosaici che ci stanno a Ravenna, cioè non è che lì non ha, cioè, i romani non avevano le capacità HD, facevano dei mosaici, dovevano fare i pezzi del mosaico più piccoli, come un pixel, se facevano quei pixel, facevano di un millimetro quadrato, allora prendevano dei cubi di un millimetro cubo, allora venivano certo dei mosaici HD, invece tutto dei quadri pixelloni, sembra uno schermo del Samsung. Cioè, se fate, andate a Ravenna a vedere i mosaici così e fate le foto con un Samsung, non vedete la differenza, però se le vedete con un iPhone, che pixelloni. Comunque questo è quanto, questo è il coso. Adesso l'idea sarebbe, no, perché allora avevo pensato di rifarlo di nuovo con le luci, però far vedere anche come avevo fatto il mosaico, come teoricamente nel fake, diciamo, ho fatto il mosaico. Ovviamente ho stampato la foto di un gatto su un foglio di carta, l'ho appiccicata sul foglio, l'ho tagliato, però non ho un foglio bianco così, non c'ho voglia di andare a comprare un altro, ho speso $5, anzi forse anche di più. Comunque basta. Prossimo fake che voglio fare, non ve lo posso anticipare. Comunque se vedete una cosa, bravissimo, potrebbe essere un fake. E certo, comunque è stato uno dei fake più difficili che abbia mai fatto, Ci ho messo almeno, tra tutto il lavoro a tagliare, poi mettere insieme tutti i pezzi, ci ho perso un pomeriggio, come di minimo un'ora e mezza, poi scomodo, l'ho fatto sul garage, poi i pezzi che non, un po' ho messo la colla, insomma un casino. Non è il classico fake come quello di ieri sera che ho fatto la pizza reidratata, tra l'altro mi sono sbagliato, porca puzzola, perché quando ho tirato fuori la pizza crosta e quando ho messo la piccola, ho spostato degli oggetti sulla tavola, e allora praticamente si vede la pizza piccola che va dentro, poi vado per prendere la pizza grossa e invece sul tavolo si spostano gli oggetti, allora ho dovuto fare l'escamotage di mettere un intermezzo con scritto 30 secondi dopo, perché inizialmente avevo pensato, che tra l'altro stava venendo benissimo, di lasciarli, a parte che sto facendo proprio un fermo immagine di 30 secondi per proprio dargli il tocco di classe, poi addirittura avevo messo anche un po' di sottofondo, io che dico Ciuschi stai zitta, così poi dopo scatta l'immagine quando vado a prendere l'altra pizza e si muovono le cose sul tavolo, ma no, allora quel fake lì ci ho messo mezz'oretta, ho fatto fake, mi devo specializzare in fake, ci penserò, ne ho ancora un paio che mi frullano, uno basta, allora ce ne sono due, non vi posso svelare ovviamente, però vi posso svelare che mi incasino di brutto a pensare al contrario le cose, perché c'è un video che vorrei farlo, però veramente lo devo fare al contrario e poi metterlo dritto, che sembra che sono un genialoide, no? Però devo pensare ai movimenti, perché se metti una roba al contrario, però metti dritto, si vede che hai movimenti un po' scattosi o strani. Allora lì mi toccherà fare delle provone. Delle prove magicissime. Poi prendere Ciuschi. Poi un altro invece che non è fake, però
perché il green screen è bello, 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 però dai, lo fanno tutti, io voglio fare qualcosa di più bello, del tipo colorare la faccia di verde di Ciuschi, colorare la faccia di Ciuschi di verde e poi sovrapporre la mia faccia su quella di Ciuschi. Queste sono cose belle. O comunque di un'altra persona, no? Mettere tipo la faccia da... Però ovviamente uno si deve colorare la faccia di verde. E chi sarà? Non lo so. Poi però quello più non è più tanto Final Cut Pro, è più che altro Motion o Final Effect. Perché poi tanto quanto quando è una roba ferma è facile, però se è una faccia di uno che si muove, allora devi tracciare il movimento, fare dei tracciati mimetici. Metallo liquido, e basta, ci guarderò. Quindi questo è quanto, ho detto questo. Vabbè, sono ancora un po' preso a creare gruppi su Facebook, eh. Allora, la pagina di Facebook qualcuno me l'ha creata, il mio staff me l'ha creata, però non mi sconfiffera, eh. Perché la pagina non puoi bannare le persone, quindi devi stare attento a cosa metti. Cioè non puoi fare lo scemotto, devi fare la persona seria, mettere i video, le foto. Ma poi comunque c'è Facebook ultimamente, c'è qualcosa che non va sulla pagina. Ad esempio io voglio caricare foto, video, non me le fa caricare, me le mette nella pagina normale. Insomma, mi è messo un po' male da errore. Boh, sono dietro a creare gruppi. I gruppi che ho creato molteplici, ovviamente puoi invitare tutti dentro, eh. Allora, quello che sta riscuotendo un successo inaspettato è il gruppo dei fans di Justin Bieber. Siamo quasi 700 membri, accanitissimi, eh? Accaniti. Ovviamente a noi tutti creatori ci fa schifo Justin Bieber, no? Ma noi lo facciamo solo per invitare la gente. E poi la gente si ritrova dentro un gruppo perché uno svantaggio, una cosa di Facebook è che puoi invitare la gente in un gruppo senza che lui ti chieda il permesso, no? Allora, noi spammer sfruttiamo questo banco per invitare tutta la gente. Poi siccome molta gente è un po' smicchiolata, non so usare tanto Facebook, o magari non lo usa neanche, o magari sta sempre sul suo profilo così, non capisce di essere dentro a un gruppo di Justin Bieber. Quando lo scoprirà dirà perché dopo, essendo il gruppo pubblico, altra gente potrebbe vedere che ti sei dentro il gruppo di Justin Bieber e pigliarti in giro, no? E va tutto qua. Sulla scia ho fatto Justin Bieber, Laura Pausini, perché è una cantante che piace molto, soprattutto per l'incantevole voce. Poi ce n'erano altri, sì, Berlu, Emilio Fede, però troppo politici, poi la gente non capisce. Invece un bel fans di Gigi D'Alessio, quello è, incontra sempre un grandissimo successo, eh. Infatti tutti incontrano. Ah, insomma, se non sei di Napoli non ti può piacere Gigi D'Alessio. È impossibile trovare, che so, un romano che ami Gigi D'Alessio. È impossibile. Cioè, è proprio una roba impossibile. Allora, Nino D'Angelo è un altro conto, perché Nino D'Angelo c'ha un calibro, una estensione vocale che neanche Freddie Mercury ce l'aveva. E infatti sappiamo tutti che Daniele Sensi, famosissimo giornalista bloggista, ama Nino D'Angelo. E questa non è una battuta, è vero, chiedetecelo. Però Gigi D'Alessio, non lo so, è più odiato. Cioè, è proprio l'apice della schifezza. Che film è? Che film è? Allora, questo è quanto. Adesso sono dietro i gruppi. Adesso ultimamente abbiamo fatto il gruppo Valeria cerca marito. Sì, questa... Anzi, lo dico anche a voi di YouTube che non avete Facebook, che dite, Facebook è per chi non ha niente da fare, io sono un personaggio importante, guardo solo i video di YouTube. E Valeria si è laureata in psicologia, o come direbbe lei, psicologia.
No, perché c'è alcune regioni dell'Italia che invece di dire psicologia dicono psicologia. È lo stesso. Questo è quanto me l'ha detto Ciuschi. Comunque c'è Camarito, se siete interessati contattatela sul gruppo Valeria Cerca Marito su Facebook, venite tutti. Poi prendere Ciuschi, il gruppo di Ciuschi non c'è, nel gruppo di Ciuschi non è voluto venire nessuno. Poi c'è il gruppo L'Angolo del Culo, è molto bello. Allora, per i miti ci sono state delle diatribe, no? C'era inizialmente L'Angolo dell'Amore, no? Allora dopo ho creato L'Angolo del Culo, cioè faccio tutte le parti anatomiche, poi ce ne sarà l'angolo del piede, l'angolo del rene, adesso siamo al culo, poi c'è altri angoli, non lo so, il mio Facebook è pieno di angoli. Prossima, aspetta, ma ce n'avevo un altro, ma non me ne ricordo più. Poi c'è l'angolo delle barzellette brutte. Ma io volevo fare un angolo dove le barzellette erano le tue inventate, perché io a volte mi vengono delle barzellette fantastiche, tipo, non lo so, tipo, come si dice orso al passato? Allora, si dice orsono. Cioè, delle barzellette che fanno anche ridere, però sono bruttissime, come queste che mi sono appena inventato. Però in realtà è difficile creare le barzellette, no? Allora ho messo solo l'angolo delle barzellette brutte, che ovviamente alla fine sono arrivate tutte le barzellette razziste. Uno dice sono brutte e allora le posso mettere. Io infatti mi ricordo che c'era un libro che si chiama Il libro delle barzellette stupide e cattive, brutte, stupide e cattive. Ed erano tutte così. Poi l'angolo delle idee, invenzioni da inventare, fatto. Perché c'ho delle invenzioni. Il brutto però è che quando scopri che l'ideona che ci avevi avuto è già stata inventata. Comunque c'avevo delle ideone proprio belle, ma belle, bellissime. Tanto per citarne una, il guidami a casa. Praticamente uno va in discoteca ubriaco, le opzioni sono guida ubriaco, prende un taxi oppure chiama un portami a casa. Praticamente un omino che arriva, guida la tua macchina a casa e poi lui se ne va. Bellissimo, così c'è la macchina a casa, molto più comodo. Lui ovviamente avrà uno scooterino ripiegabile che metterà nel tuo portabagaglio. Questa è la soluzione più economica, o altrimenti, non lo so, ci penseremo quando l'invenzione sarà fatta. Poi un'altra battuta veloce, fammi pensare. Lo sapete perché? Vedete, se fai le vasi all'edificio. Porca puzzo, sapevo che facevo fare il giro della città, ci sono già tutte le luminarie di Natale e non è neanche dicembre, siamo il 28 di novembre, 29, anzi facciamo la prossima volta. Lo sapete perché, lo sapete come si chiama, come si chiamano, ecco, questa è quella che ho inventato tutto. Lo sapete cosa fanno 8 cani a Chicago? Un cagotto. A posto. Ma lo dite che sono brutte, no? Se no lo dicevo, l'angolo delle barzellette belle. No. Perché cago da Chicago. 8. Perché sono 8. Capita? Adesso poi se venite sul gruppo ve la spiego se non l'avete capita. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti!